Ciao a tutti ragazzi, primo giorno di Sudafrica, siamo sulle montagne dietro la città di Cape Town. Alle mie spalle potete vedere la Table Mountain, quindi questa montagna piatta con sopra le nuvole su cui oggi non siamo potuti salire perché c'è troppo vento e la funicolare non funziona. Siamo appunto sulla sommità di queste montagne dietro la città e dietro di me vedete l'oceano e Robben Island, che è quell'isola che vedete lì dove fu imprigionato Nelson Mandela. Sempre dietro di me quella montagna si chiama Testa del Leone perché vedete ha la forma di una testa del leone. Ci vuole un po' di fantasia, però effettivamente si può fare. Allora, siamo arrivati stamattina dopo un volo Milano Doha Cape Town, un po' stanchi, però diciamo che appena abbiamo messo piede qui abbiamo capito che l'estate è piena e caldissima, ci siamo già un po' rincuorati. Il programma di oggi quindi è un po' cambiato perché non andiamo più sopra la Table Mountain ma andremo da qualche altra parte, verosimilmente giù in centro città dove c'è il waterfront, quindi vicino al lungomare, alla passeggiata dove ci sono i negozi, i ristoranti e tutto. Ballo di gruppo sudafricano. Oggi è il secondo giorno a Città del Capo, vi parlo dal rooftop del mio hotel che si affaccia direttamente sullo stadio che hanno costruito per i mondiali di calcio del 2010. La vista da qua sopra è veramente spettacolare. Oggi c'è un bel sole e c'è meno vento rispetto a ieri, quindi probabilmente riusciremo a salire sulla Table Mountain. Fa caldo, è piena estate, quindi sicuramente un clima eccellente, ecco. Il programma di oggi prevede la visita a Robben Island, che è l'isola su cui sorge la prigione dove fu incarcerato Nelson Mandela, e poi la visita al V&A Waterfront, che è proprio il centro nevralgico e più alla moda della città. Buongiorno a tutti, siamo a Robben Island, dichiarata patrimonio mondiale dall'UNESCO. È un'isola a circa 7 km da Città del Capo che si affaccia proprio sulla Table Mountain, come potete vedere alle mie spalle. Oggi non c'è vento, non ci sono nuvole, il cielo è bellissimo e quindi la montagna dietro lì, appunto Table, quindi tavola, non ha quella che loro chiamano la tovaglia sopra, quindi non ha nuvole. Speriamo di riuscire a salire più tardi. Siamo sull'isola dove fu imprigionato tra gli altri anche Nelson Mandela per moltissimi anni e abbiamo appena fatto un tour con la nostra guida in inglese che ci ha spiegato un po' di cose relative all'isola che ebbe comunque molti altri usi, non solo quello della prigione di massima sicurezza. Adesso proseguiremo su questa bellissima strada che vi mostro, eccola qui, e andremo poi dall'altro capo dell'isola e proprio a vedere la prigione vera e propria, quindi spero di riuscire a farvi un filmatino anche da lì, oppure insomma perlomeno a vedere a fare qualche foto, ecco. Per arrivare qui a Robben Island abbiamo preso un aliscafo, anche se sapete che io odio gli aliscafi. Il viaggio è durato circa 45-50 minuti, durante i quali c'è un video esplicativo che appunto racconta un po' la storia di questo posto. Poi appunto si sale su uno di questi bus, quindi tutti insieme, in cui le guide autorizzate spiegano un po' la storia e tra l'altro la nostra guida, devo dire, è molto, a parte molto simpatico, però è anche molto competente, molto preparato. E sul pullman ci sono persone di tutte le nazionalità, quindi le guide parlano in inglese
e non ci sono guide in italiano. Il paesaggio è un po' quello che vedete alle mie spalle, quindi assolutamente brullo. Adesso è piena estate, come ho già detto, quindi tutto un po' bruciato. L'isola è autosufficiente per quanto riguarda l'elettricità e l'acqua, visto che c'è il desalinizzatore, come si dice? Ok. C'è la centrale elettrica, c'è una clinica, fino a qualche anno fa era attiva anche la scuola elementare. Ora invece tutti i vari edifici stanno subendo un ammodernamento in vista appunto della crescente attrazione che questo posto dà ai turisti. Il quartiere più chic di Cape Town. Questa spiaggia bellissima di sabbia bianca si chiama Tuscany Beach e qui ci sono tutta una serie di ville, ristoranti, negozi, alberghi. Quelle che vedete dietro sono delle montagne che vengono chiamate i 12 apostoli, quindi 12 picchi che si affacciano direttamente sull'oceano. L'acqua è fredda, però la spiaggia veramente merita. E tra l'altro qui adesso abbiamo appena visto anche un gruppo di delfini che saltava fuori dall'acqua. Molto molto bello questo posto, veramente a 10 minuti di auto dal centro proprio di Cape Town. Beh, questi. Guarda questi che camminano un po' da pinguini. Aspetta, perché stanno giocando a belle statuine. È molto bello che non ci siano più. Siamo al capo di Buona Speranza. Eccoci arrivati a Franschhoek, all'hotel Le Franschhoek, un bellissimo 4 stelle nelle Winelands vicino a Cape Town. Questa è la mia camera, adesso vi mostro. Allora, letto enorme, frutta, acqua, TV, minibar, ovviamente una bottiglia di ottimo vino sudafricano che si chiama Music by Daria. Poi qui ci sono tutti i vari tè, caffè. Qui c'è proprio la macchinetta e poi fuori la terrazza con la vista sul giardinetto sul giardinetto interno e poi sulle montagne dietro. Ecco qua, molto molto chic questo hotel. E peccato che siamo arrivati adesso che sono circa le 6:30 di pomeriggio e alle 7:15 già dobbiamo andare via per la cena e poi domani mattina ce ne andiamo, quindi siamo arrivati già in ritardo per andare in piscina, quindi niente piscina, niente spa, niente di niente, e questo è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ciao ragazzi, siamo a Stellenbosch. Stellenbosch è una cittadina prettamente universitaria, ci sono 30.000 studenti qui e 60.000 abitanti. Tutto molto stile Nord Europa e oggi anche il cielo è un po' nord europeo, a dire la verità. Artigianato locale a go-go, problemi qui con le spedizioni, anche se ti dicono che te la spediscono gratis dappertutto, però magari la giraffa qui è un po' impegnativa da mettere in salotto. Noi come al solito non compriamo niente perché non abbiamo soldi. No,
non abbiamo ancora cambiato. La comprerei la giraffa. La giraffa spacca. Io ce l'ho dal posto anche da metterla, magari non trovo. Ecco qui, quindi questa città è una città universitaria, ci sono un sacco di facoltà, l'università, occhio, l'università è prettamente frequentata da bianchi e qui la squadra di rugby dell'università è quella da dove vengono sfornati la maggior parte dei campioni che poi vanno a giocare nella nazionale di rugby del Sudafrica, che è una tra le più importanti, tra le più forti. Ecco, qui siamo nella via principale e ci sono tutti i ristoranti, degli hotel, boutique hotel molto, molto lussuosi, si può fare aperitivo, si può cenare e ovviamente assaggiare il buonissimo vino di questa regione, che è proprio la regione delle Winelands sudafricane.